Il nostro ultimo progetto che è live proprio in questi giorni è una collaborazione che abbiamo fatto con SOS Data, un programma che va su Fox Life, un buon successo tra l'altro, e insieme a Peugeot. Quindi l'obiettivo era quello di far capire alle mamme, dare dei consigli ai genitori per quando viaggiano con i propri bambini, quindi quali sono i pericoli, a cosa bisogna prestare attenzione. Quindi la cosa che abbiamo fatto, che funzionato, sta andando molto bene, siamo molto contenti, è quello di prendere comunque dei testimonial della serie televisiva, farli uscire un po' dallo schermo televisivo, portarli online. Quindi abbiamo preso la tata Adriana e abbiamo fatto delle pillole nelle quali lei dà dei suggerimenti ai genitori per come comportarsi durante i viaggi se si hanno in macchina dei bambini. Quale sponsor migliore di Peugeot con una monovolume, macchina ideale per le famiglie. Quindi siamo riusciti a chiudere un cerchio che parte in televisione con delle tate che ormai sono diventate estremamente famose, per poi declinare e portare un'interazione diversa su tutto il mondo online e digitale. Non è la prima volta che ricorrete a testimonial di eccezione per queste campagne. Ci ricorda le campagne precedenti? Sì, me ne vengono in mente due ai quali sono particolarmente affezionato. Una, Tesoro salviamo i ragazzi, insieme a Marco Bianchi, fatta tra l'autunno e inverno, tra l'anno scorso, a cavallo della chiusura dell'anno, insieme a Betotal. Quindi un prodotto legato, Marco Bianchi lo conoscete, ha scritto anche dei libri, è un nutrizionista, dà dei consigli sull'alimentazione, quindi anche in questo caso aiuta le famiglie a curare il peso o comunque la salute fisica, l'alimentazione dei propri bambini. Quindi anche in questo caso, partendo dalla televisione, che è sempre il nostro punto centrale, se vogliamo dirla così, abbiamo declinato il contenuto anche sulle piattaforme digitali. Quindi anche in questo caso abbiamo fatto dei contest, abbiamo fatto un mini sito e avevamo questo sponsor che presidiava l'area digitale. Quindi l'obiettivo è proprio questo: partendo da un contenuto televisivo importante dove ci sono le testimonial forti che il mercato comunque conosce, ove possibile declinare il tutto anche sulla parte new media e digital. Un altro esempio di queste ultime settimane è Sex Education Show 2, quindi argomento legato al mondo del sesso, di cui si parla in maniera molto soft, molto light, molto carina, insieme a questa giornalista che è Nina. Siamo alla seconda stagione, anche in questo caso contenuto televisivo, uno sponsor che andava in televisione e poi anche tutto quello che riguarda la parte digital. Qui siamo andati oltre, perché oltre al discorso del mini sito abbiamo creato un'app e addirittura abbiamo lavorato su Second Screen, quindi durante la trasmissione televisiva l'utente poteva approfondire i contenuti attraverso l'applicazione legata al Second Screen. Anche in questo caso, come ti dicevo, appunto sponsor cross mediale, quindi partendo da un contenuto televisivo che nasce in televisione, dove secondo me l'utente prova delle emozioni forti, no? Che difficilmente possono essere replicate su altri schermi, però la forza del digital è quella di completare appunto un'esperienza che nasce in televisione e che inevitabilmente l'utente, il cliente, il consumatore ha necessità di approfondire attraverso nuove piattaforme, nuovi device. E qui il ruolo del digital è strategico, fondamentale. Facciamo canali televisivi per la piattaforma Sky, quindi nasciamo lì e questo è il nostro DNA. È chiaro che stanno cambiando i touch point, no? Prima quello che era un contenuto che poteva essere visto solo e quasi esclusivamente attraverso un mezzo televisivo, con gli anni sta prendendo declinazioni diverse. Ti ripeto, io sono convinto che comunque quello che ti trasferisce una serie televisiva vista in televisione sul divano di casa è un concetto, comunque un'emozione unica. La cosa importante è che però questo dà la possibilità al cliente, al consumatore, all'utente finale di approfondire tematiche legate a quella serie, a quell'episodio, a quel programma sulle nuove piattaforme. Sempre di più, io arrivo da due giorni a Londra dove c'era un convegno molto interessante sulle connected TV, si è parlato di second screen, si è parlato di applicazioni, di mobile, dove per mobile si parla di tablet piuttosto che di smartphone. Sempre di più gli utenti comunque hanno due
piattaforme, tra virgolette, con le quali interagisco, no? Se non addirittura tre, nel senso, quando guardi la televisione hai un tablet in mano, hai il PC, fai attività di social network. L'obiettivo di Fox è quello di farsi trovare su qualsiasi device l'utente cerca dei contenuti legati alle nostre serie, ai nostri prodotti.